Ultima tappa di una appassionante vuelta femminina. Bentrovati a voi tutti da Fabio Panchetti. Tutto si deciderà dopo 93 km ai 1085 metri di Lagos de Covadonga. L'ascesa finale che è mitica per il ciclismo spagnolo per la sua storia. Misura 12,5 km attorno al 7%, ma ci sono alcuni tratti di respiro per cui in realtà dove c'è salita sino ai laghi la media attorno all'8-9%. Ce n'è anche una di 12 km, anche questa duretta, il chilometro dopo una cinquantina di chilometri, ne mancano 45 alla conclusione. Allo scollinamento peraltro fa seconda Gaia Realini, a questo punto ha appaiato Annemiek van Vleuten in testa alla classifica delle scalatrici. Van Vleuten c'è naturalmente anche lei nel gruppo di testa, ma non accompagna, sono tutte rimaste staccate di una quarantina di secondi. Davanti ci sono tutte le favorite ed è interessante l'attacco che porta Marlene Reusser assieme a Nievi Adoma. Reusser, svizzera della SD Works, per cui compagna di Föllering, che in classifica è seconda 1.11 da Annemiek. Beh, Reusser è quinta 2.11, per qualche chilometro ha anche fatto paura al team Movistar, che intanto si era riportato nel gruppo alle spalle del duo di testa, perché dietro Reusser e Nievi Adoma si erano in pratica fermate, lasciando un po' il pallino a Van Vleuten. Comincia l'ascesa conclusiva, sono in 24 quelle del gruppo di testa, il compito di provarci per Demi Föllering, che non si tira indietro, vuole vendicarsi dello sgarbo, diciamo così, subito ieri da Van Vleuten. Si mette a scandire un passo terribile e dopo 3 km di salita sono rimaste in 3 agganciate alla sua ruota Gaia Realini, Evita Muzic e naturalmente Annemiek Van Vleuten. Quelle dietro perdono tutto terreno e ne perderanno sempre di più. Salta per aria anche Evita Muzic, letteralmente ai 7 dal traguardo, arriverà molto lontana. 6500 metri alla vetta, colpo di scena perché un inceppo alla catena, un problema meccanico, sembra inguaiare Gaia Realini, invece no, ci mette pochi secondi a risolvere il tutto e pochi ne impiega per tornare su Föllering e Van Vleuten. 5400 metri alla linea d'arrivo, l'accelerata di Gaia, Föllering va con lei, Annemiek Van Vleuten resta indietro, non è in grado di seguire e diventano 4 km al cardiopalma. Annemiek gestisce un vantaggio di 1.11, ci sono naturalmente al traguardo anche gli abbuoni, 10 secondi per la prima, Annemiek ne prenderà 4, quelli della terza. A 2 km dalla vetta il suo ritardo è di circa 30 secondi, si sta ancora salvando, siamo dentro l'ultimo chilometro, il suo ritardo sta salendo. Demi Föllering affronta a tomba aperta la discesina che precede la rampetta conclusiva, lì stacca di qualche secondo Gaia Realini e va ad imporsi in una tappa epica, resa affascinante anche da questa nebbia che avvolgeva la cima di Lagos de Covadonga. Straordinaria Gaia Realini, chiude seconda, spoileriamo, salirà sul podio finale e vincerà la classifica riservata alle scalatrici, vincerà questa vuelta, la terza di fila. Annemiek Van Vleuten giunge al traguardo quasi KO, piegata in due, ma si salva per 9 secondi. Tutta l'amarezza di Demi Föllering, che pure è stata fortissima, ci è andata veramente vicina al contro ribaltone. Settima vittoria in stagione per lei, la 19esima in carriera, la 15esima per la sua SD Works. Onore a Demi Föllering, che quest'anno ha vinto 5 classiche, le 3 delle Ardenne, e stava per vincere in extremis anche la Vuelta. Ottimo anche il sesto posto all'arrivo di Erika Magnaldi, che chiuderà in classifica finale dentro la top 10. A 40 anni Annemiek vince dunque, come detto, la terza Vuelta di fila, la 15esima corsa a tappe della carriera, la prima che si aggiudica però da campionessa del mondo. Il terzo posto avete visto di Gaia Realini, da sottolineare anche l'ottavo posto di Erika Magnaldi, molto regolare, molto positiva. Marianne Vos si è tolta le sue soddisfazioni in questa vuelta, due tappe la classifica a punti e poi
Gaia Realini, che dire, semplicemente straordinario. Dopo la terza tappa, era 54esima in classifica, quel giorno aveva perso 2.41 da tutte le big e alla fine è proprio quello il gap che accuserà in classifica finale da Van Vleuten. Seconda quest'oggi, prima ieri, è stata lì con le migliori nelle due tappe più impegnative. È stata una vuelta magnifica.